Ciao Booklovers, benvenute e benvenuti o bentornate e bentornati sul canale. Il video di oggi per me è molto speciale perché voglio raccontarvi una storia e per farlo appunto leggerò, dato che ogni racconto in teoria è un racconto che si legge. È vero che un tempo si riportavano anche racconti in forma orale, ma oggi come oggi i racconti si leggono e perché non ho memoria, quindi non avrei potuto imparare tutto questo che mi sono scritta, tutto lo script del video a memoria, quindi preferisco leggervelo e così appunto ha anche più l'effetto di una storia. Oggi vi racconto una storia che parla di un viaggio, una storia che parla di storie in cammino. Timothée de Fombelle, qualche giorno fa, davanti a tanti giovani volti curiosi, ha detto due cose bellissime che voglio riportarvi perché racchiudono alla perfezione quello che è stato, almeno per me, Storia in Cammino quest'anno. Ci ha detto che noi crediamo di inventare, di fabbricare le storie, ma sono le storie che inventano noi. Facendo poi riferimento all'illustratore del suo romanzo Tobia, Toby in francese, François Plass, ci ha raccontato che per anni ha viaggiato solo attraverso i libri, solo grazie ai libri. I libri infatti hanno tutti i superpoteri che si potrebbero desiderare, ci permettono di viaggiare, di guarire, di sconfiggere le nostre paure e i nostri nemici, di creare gruppi, bande, alleanze. Se mi chiedessero oggi che superpotere vorrei avere, risponderei nessuno, perché con un libro in mano ho già tutti i superpoteri che potrei desiderare. Questi superpoteri in questi giorni mi hanno permesso di passare 3 giorni immersa in un sogno a occhi aperti, a cui ancora adesso faccio fatica a credere. Questo sogno si chiama Storia in Cammino ed è possibile grazie a qualcuno con cui correre e alle sue magliette rosse. In questo sogno a occhi aperti ho fatto da interprete a due autori francesi, sconfiggendo le mie paure e dando la possibilità a chi non comprendeva il francese di ridere alle battute spassosissime di Jean-Claude Mourlevat e di sognare a occhi aperti con le storie meravigliose che ci ha raccontato Timothée de Fombelle. Questo sogno a occhi aperti mi ha permesso di sentire un brivido salire lungo la schiena nell'incontro di notte davanti a un cimitero in cui Loredana Lipperini e Jacopo Cirillo ci hanno parlato di Stephen King, di tornare bambina quando Greta Esposito ha letto dei passaggi tratti dagli ultimi romanzi dei mitici Manlio Castagna e Marco Magnone, e di rimanere affascinata di fronte all'interpretazione magistrale di Mario Pietramala, che ci leggeva brani tratti dalla vera storia della banda Hood di Wuming 4, che, essendo presente, ci ha raccontato che la storia di Robin Hood forse è un po' diversa da come la conosciamo. In questo sogno a occhi aperti ho fatto il giro del mondo rimanendo sempre nel mio paese. E da ultimo, ma assolutamente non per importanza, questo sogno a occhi aperti mi ha dato la possibilità di conoscere nuove persone e di trascorrere con loro aperitivi, cene, caffè e tantissimi momenti indimenticabili. Nello specifico, sperando di non dimenticare nessuno, ho trascorso dei momenti bellissimi con Chiara di Giunti, che ha anche portato un bellissimo incontro con il jukebox letterario e che ringrazio. Con Adelio e Valeria di Mondadori, che ringrazio ancora tantissimo per le chiacchiere e per la meravigliosa cena al tramonto che abbiamo trascorso insieme, con Caterina di Book on a Tree, che ho conosciuto proprio la prima sera e con cui ho passato tantissimi momenti indimenticabili, con Silvia di Emons, che mi ha accompagnata per quasi tutta la camminata di 9 km di domenica mattina, con una piacevole chiacchierata su vari argomenti, tra cui ovviamente i libri, ma anche i cani. Abbiamo parlato anche di cani. Con Davide di Terre di Mezzo, con cui ho parlato piacevolmente di editoria e a cui ho raccontato anche del festival in aeroporto mentre aspettavamo De Fombelle. E poi comunque tutti li ho rivisti anche in momenti diversi nel festival, si sono create secondo me dei rapporti e delle amicizie bellissime con queste persone. Comunque in generale ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho conosciuto in questi giorni e che ovviamente resteranno per sempre nel mio cuore. Finito questo racconto, che è appunto il racconto di Storia in Cammino,
che è il festival letterario che si svolge nel mio paese verso fine agosto, di solito è l'ultimo weekend d'agosto, il primo di settembre, ed è organizzato da Matteo e la sua associazione Qualcuno con cui correre, che è composta esclusivamente da ragazze e ragazzi giovanissimi che fanno un lavoro eccezionale. Appunto, finendo questo racconto, quindi la parte un po' più romantica di questo video, passiamo alla parte pratica, perché a Storia in Cammino è sempre ospite una libreria, la libreria Mosaico di Imola, e saluto tantissimo le libraie perché sono eccezionali veramente, e io ovviamente non posso non sostenere questa libreria, che tra l'altro è una libreria indipendente. Non sono ancora riuscita proprio ad andare in libreria, anche se a Imola ogni tanto un salto ce lo faccio, ho promesso sempre alle ragazze che ci sarei andata, in realtà non sono ancora riuscita, ma quando riuscirò sicuramente vi porterò, chiedendo ovviamente a loro il consenso di poter registrare, ma penso di sì perché comunque ho visto che sono molto disponibili, e vi farò vedere questa bellissima libreria. Comunque dicevo, io ci mancherebbe che non voglio sostenere una libreria indipendente, quindi mi sono acquistata un po' di librini che adesso vi mostro, e quelli di cui c'era l'autore ancora presente me li sono anche fatti autografare, vado a prenderli. Così nel frattempo, mostrandovi i libri, magari vi parlo anche dei vari eventi del festival un pochino più nel dettaglio rispetto a come ho fatto nell'intro. Allora, prima sera, anzi in realtà c'è stato prima l'incontro con Jean-Claude Mourleva in una cornice meravigliosa e a cui appunto io ho fatto da interprete. Non ho preso libri di Jean-Claude Mourleva perché l'unico che c'era non era tra quelli che mi interessavano di più, e comunque lui era già andato via, quindi non me lo sarei potuto far autografare, quindi ho detto vabbè, lo prenderò in un secondo momento. La sera dopo cena, come vi dicevo nell'intro, evento meraviglioso di Loredana Lipperini e Jacopo Cirillo su Stephen King. Ci hanno letto anche dei brani tratti da It e Pet Sematary, e potete capire che al buio vicino a un cimitero è stata una cosa meravigliosa. E in libreria, in questa libreria appunto che viene allestita in uno nell'oratorio, diciamo, del nostro paese, di cui sicuramente avrò già lasciato una clip o la starò lasciando adesso, c'era il libro Danza Macabra, un ballo nel fantastico sui passi di Stephen King di Giovanni Arduino, che è stato traduttore di Stephen King, e Loredana Lipperini, esperta di Stephen King e anche lei traduttrice di alcuni racconti, non so se romanzi, di Stephen King. Nello specifico, visto che ho avuto la possibilità di parlare con Loredana Lipperini, le ho chiesto che racconto avesse tradotto da stagioni diverse, e mi ha detto Il metodo di respirazione, che è un racconto meraviglioso e stranissimo. Quindi ho acquistato questo, però Loredana Lipperini era già andata via, quindi non ho l'autografo su questo libro, che adesso non so dove mettere, li metterò qua, sposto un attimo i Funko Pop, che è caduto l'uomo in nero, vabbè, ok, non dovrei fare dei gran danni, speriamo. Poi la mattina, il sabato mattina, c'è stato l'evento appunto con Timothée de Fombelle, autore francese e anche drammaturgo tra l'altro, che appunto scrive soprattutto per bambini e ragazzi. Anche lì sono stata l'interprete, tra l'altro mia prima volta, ero terrorizzata sia ovviamente il venerdì pomeriggio che il sabato mattina, però dicono sia andato bene, l'importante è quello. Comunque appunto Timothée de Fombelle, ho preso Alma del Vento, che è il primo di una trilogia, a breve dovrebbero uscire, mi hanno detto da Mondadori, anche i prossimi libri, e anche questo è illustrato da François Plas, che è un illustratore che spesso illustra, scusate la ripetizione, le opere di Timothée de Fombelle. Questo libro secondo me è molto interessante perché parla di una parte della storia, la tratta appunto degli schiavi, che non viene molto trattata né nei libri per adulti né nei libri per ragazzi, a maggior ragione nei libri per ragazzi,
quindi appunto è ambientato nel 1786 e parla di Alma che vive con la sua famiglia in una vallata africana isolata dal mondo, finché il fratellino trova l'unica via di uscita e scompare. Alma quindi parte per cercare il fratellino, lasciando la sicurezza e il comfort di casa sua, della sua famiglia, per andare appunto a cercare il fratellino. Questo ovviamente me lo sono fatto autografare, perché oltre a fare da interprete a questi due autori, io comunque ho cercato di stare il più possibile con loro in caso fosse necessario parlare, cioè interpretare, tradurre ciò che magari i ragazzi, i genitori, gli insegnanti, gli accompagnatori volevano dire agli autori francesi. Mourleva è partito, mi sembra, il sabato pomeriggio, mentre De Fombelle è rimasto fino alla domenica, quindi sono rimasta insieme a lui. Ho acquistato il libro mentre c'era anche lui in libreria e me lo sono fatto subito autografare. Questo ovviamente lo conserverò veramente nel cuore come un ricordo super speciale, perché come vi dicevo è stata la prima volta per me da interprete e loro sono stati veramente due autori doc. Ho notato che non è solo una cosa italiana, quindi la disponibilità e la gentilezza degli autori di libri per ragazzi, ma si espande anche un po' all'estero, perlomeno in Francia. Entrambi gli autori con cui ho parlato sono stati veramente disponibili, super carini e super gentili. Quindi vi farò sapere quando leggerò Alma del Vento di Timothée de Fombelle, e non vedo l'ora appunto che poi escano anche gli altri, perché ovviamente vorrei andare avanti. C'è stato poi, vi parlavo appunto di Chiara Di Giunti, che ha fatto questo jukebox letterario a cui ho partecipato, perché conoscevo Chiara già da prima di Storia in Cammino, l'ho vista, l'ho conosciuta dal vivo per la prima volta a Storia in Cammino e abbiamo passato anche con lei del tempo insieme, e ho partecipato appunto al suo evento, che era un jukebox letterario, una cosa veramente stratosferica, perché lei ha presentato alcuni libri che ovviamente io mi sono segnata tutti, ne ho presi solo due al momento, però me li sono segnati tutti, e lasciava alla fine ai bambini e ragazzi la possibilità di farle delle richieste di libri, e c'era un entusiasmo proprio tra bambini e bambine, ragazze e ragazzi, nel fare queste richieste a Chiara, che non la volevano più lasciare andare. Dovevamo chiudere l'evento perché c'era un altro evento dopo, quindi non riuscivamo a portare via Chiara da questo evento. Però come vi dicevo, lei è stata bravissima, perché è riuscita a rispondere a tutte le richieste di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ma all'inizio aveva presentato lei stessa dei libri che io ho acquistato. Il primo è Il risveglio delle tenebre di Susan Cooper, edito da Il battello a vapore, che se non ricordo male Chiara ha detto che comunque è un libro che ha già degli anni, cioè non è un libro che è uscito per la prima volta adesso, ma era già uscito diversi anni fa, ora non ricordo quanti anni fa. È un po' tipo, oddio come si chiama, quella saga che è piaciuta tanto anche a Stephen King, non me lo ricordo, comunque insomma, è una saga, Il risveglio delle tenebre. Questo è Sopra il mare sotto la terra, oppure Sopra il mare sotto la terra è il nome della saga, ora di preciso mi sono un po' persa. Comunque vabbè, questo è il primo libro che mi ispirava, di quelli di cui lei ha parlato, e l'ho preso anche pensando a Franci, che in effetti mi ha detto che è interessato. Franci, per chi non lo sapesse, è mio marito, lui legge molti middle grade più che altro, anche alcuni young adult, però diciamo che proprio il suo genere preferito, se così lo vogliamo chiamare, è il middle grade. E l'altro, che ho un po' paura sinceramente a leggere, perché c'è un cane, io quando ci sono i cani ho sempre dei problemi. Comunque l'altro è Alone di Megan E. Freeman, Sola con il destino tra le mani, questo è proprio edito da Giunti, e è uno spettacolo perché è scritto in versi liberi, quindi è un libro in poesia, ecco, scritto in versi liberi, perché l'autrice ha spiegato che
le sembrava il modo migliore per raccontare questa storia, che parla di, scusate, non vi ho parlato della trama di questo libro, ma sinceramente non la ricordo molto bene, so che mi aveva incuriosita, ma non la ricordo molto bene. Ecco, si parla di Re Artù, Santo Graal, eccetera, quindi questo è l'argomento di questo libro. Mentre questo me lo ricordo molto bene perché è una cosa un po' particolare. Praticamente la protagonista una sera va a dormire a casa di un'amica e i genitori sono tranquilli perché pensano che sia o dai nonni o comunque la mamma dal padre e il padre dalla madre. Quindi, insomma, sono tranquilli perché la sanno al sicuro. In realtà la mattina dopo si sveglia tardi e si rende conto che in città non c'è più nessuno. Sono spariti tutti, ha ricevuto un messaggio, o comunque c'erano questi messaggi che dicevano di recarsi presso un punto di raccolta da dove sarebbero partiti poi dei pullman per portare le persone di questo paese in salvo, ma lei non sa, non trova questo punto di raccolta, o perlomeno quando lo trova non c'è più nessuno. Quindi rimane sola in questa città, incontra un cane, questo sarà un bel problema per me, comunque incontra un cane e vedremo come se la caverà da sola in questa città deserta. Andando avanti, sì, questo me lo sono fatto autografare perché ho fatto un aperitivo con Chiara, appunto, e c'erano anche altri, c'era Matteo Grimaldi, che è appunto un autore, che ha scritto questo romanzo per Giunti, poi c'erano anche altre persone comunque di Giunti, amici di Matteo, eccetera, e per l'appunto durante l'aperitivo è venuto fuori che aveva scritto e pubblicato questo libro che parla di storie, sono tre storie se non sbaglio, di ragazzi e ragazze comunque giovani con delle situazioni non proprio convenzionali e comunque non molto semplici. Quindi seguiamo la storia di questi tre ragazzi e ragazze. Ora non so se ci sia una ragazza e due ragazzi, forse, probabilmente sì, che hanno vite completamente diverse ma accomunate comunque dalla difficoltà e dalle problematiche, ecco. Questo me lo sono fatto autografare da Matteo, appunto, e sicuramente lo leggerò, non so se a breve, comunque lo leggerò perché quando me ne ha parlato, poi sentirne parlare proprio dall'autore è sempre emozionante, quindi ho proprio visto, percepito la sua emozione nel parlarmi di questo libro. Tra l'altro questi due carinissimi perché sono molto simili, non c'entrano niente uno con l'altro, però molto molto carini, probabilmente fanno parte della stessa collana di Giunti. Poi si passa a due Mondadori, dei mitici, come dicevo prima, Manlio Castagna e Marco Magnone, che conosco entrambi. Manlio lo conosco da diversi anni, Marco Magnone lo stesso, perché comunque ha sempre partecipato a Storie in Cammino, però diciamo che quest'anno ci ho parlato molto di più rispetto agli altri anni, quindi sono riuscita a conoscerlo meglio rispetto agli anni passati. C'è stato un evento bellissimo di appunto Manlio Castagna e Marco Magnone, perché entrambi hanno fuoco nel titolo del loro ultimo romanzo, quindi Manlio Castagna di Fuoco e Seta, che parla del Risorgimento, ambientato a Solferino ed è ambientato appunto negli anni del Risorgimento, che, come dice Manlio Castagna, è un periodo storico di cui si parla molto poco, ma lui voleva appunto affrontarlo, la sua insegnante di storia, presumo, perché gli ha fatto odiare il Risorgimento, e quindi lui appunto l'ha portato in questo libro, che è il suo ultimo romanzo, Di Fuoco e Seta, e questo ovviamente me lo sono fatto autografare, mentre Marco Magnone ha scritto Noi siamo fuoco, e titolo tra l'altro ci ha detto suggerito dalla figlia di Manlio Castagna, quindi top, bravissima. Questo parla di due voci che si intrecciano nel racconto di un'estate indimenticabile, la forza dirompente di un amore che divampa e sconvolge gli equilibri narrata da un nuovo sorprendente punto di vista maschile. Quindi interessante anche perché in effetti soprattutto
per questa fascia di età, per questo target, si vedono poche storie d'amore raccontate dal punto di vista maschile. Infatti è stato chiesto anche ai due autori se le storie d'amore sono solo per ragazze, per bambine, e loro ovviamente hanno risposto di no. E anche questo me lo sono fatto autografare da Marco, e è stato bellissimo l'evento anche perché, come vi dicevo, c'era Greta Esposito di Mare Fuori, o comunque un'attrice, ecco, italiana, napoletana, che ha recitato anche in Mare Fuori, ma non solo, e ha letto lei dei brani tratti da questi libri, quindi potete immaginare la meraviglia. L'ultimo evento a cui ho partecipato è la camminata, il trekking lungo della domenica mattina. C'è sempre un trekking lungo a Storia in Cammino, perché ovviamente non vi ho detto un granché, comunque è un festival dedicato ai gruppi di lettura di ragazzi, bambini e ragazzi, che abbina le storie, quindi i libri, al trekking, alla natura. Quindi, cioè, per me è l'apoteosi proprio questo festival. Infatti da quando c'è Storia in Cammino io non ho più partecipato ad altri festival, perché per me Storia in Cammino proprio ha il mio cuore completo. Ovviamente sono bellissimi anche gli altri festival, però Storia in Cammino è proprio l'essenza di ciò che cerco io in un festival. Comunque, durante la camminata lunga ci ha parlato Wuming 4, anche da lui mi sono fatta autografare il libro del suo ultimo romanzo, non per bambini, cioè lui l'ha definito proprio non per bambini, o perlomeno non ha piacere che si dia una definizione standard a questi libri, ai libri in generale, ed è la vera storia della banda Hood. Quindi Hood sì, Robin Hood, però in questo libro l'autore non si concentra su Robin Hood, ma sulla storia della banda Hood. Per scriverlo si è documentato tantissimo, quindi ciò che leggiamo in questo libro è sicuramente più vero rispetto ad altre storie, ad altre leggende che conosciamo su Robin Hood. E durante questo trekking ci siamo fermati in tre luoghi molto suggestivi che ci sono appunto in un sentiero, in una camminata qui vicino, molto suggestiva, e durante le tappe ha parlato un po' Wuming, intervistato da Arianna, che è tra l'altro una delle libraie della libreria Il Mosaico, e leggeva dei passaggi Mario Pietramala, che ha letto divinamente e ha proprio interpretato questi passaggi. Quindi immaginatevi tutti questi ragazzi e ragazze nel bosco in silenzio ad ascoltare, io tipo ero incantata, la lettura di brani tratti da questo romanzo con solo in sottofondo al massimo un uccellino che cantava. È stato veramente meraviglioso, quindi evento di chiusura splendido proprio, che poi non è l'evento di chiusura del festival ma è l'ultimo a cui ho partecipato, perché io sono arrivata morta l'ultimo giorno, potrete immaginare, tra cene, aperitivi, eventi che finivano tardi e tutto, io sono arrivata l'ultimo giorno che ero distrutta. Poi pian piano dal lunedì mi sto un pochino riprendendo, sono ancora con la testa proprio a Storia in Cammino completa, però già con questo video devo un attimino lasciare andare Storia in Cammino, anche se ovviamente mi rimarranno tutti i ricordi più belli nel cuore, però devo lasciarlo indietro e proseguire con Sherlock, se no non ho ancora iniziato niente e devo assolutamente iniziare, se no non riesco a leggere niente. Comunque spero che questo video, soprattutto nella parte finale, non vi abbia annoiate e annoiati, spero che appunto darete un'occhiata a Storia in Cammino. Vi lascio comunque qua sotto il link al sito di qualcuno con cui correre, che è molto interessante anche da seguire durante il resto dell'anno, perché pubblicano delle recensioni comunque di libri molto interessanti, quindi in realtà è sempre bello seguire qualcuno con cui correre.
E se in futuro vorrete partecipare anche voi a Storia in Cammino, tanto ve ne parlerò comunque sul canale, ma se tenete d'occhio il sito sicuramente usciranno anche uscirà anche il programma comunque per tempo. Magari seguite anche i loro social, che dovrebbero essere visibili dal sito, in modo da rimanere aggiornati su tutto. Basta, vi lascio, stavolta veramente il prossimo sarà il primo video di settembre con Sherlock, non ho ancora decorato casa, mi serve Franci durante il fine settimana che mi porti su la scatola con tutte le decorazioni autunnali, dove ci sono anche la famosa candela dolcezza di mele, che non vedo l'ora di riannusare perché mi porta subito da Sherlock. E niente, poi appunto proseguiranno i vlog di lettura. Questo voleva essere una parentesi per lasciare un ricordo proprio su video che rimanga qui per sempre, di un festival che ogni anno è sempre più magico. Quest'anno per me particolarmente, perché come dicevo prima ho conosciuto delle persone meravigliose e ho potuto passare con loro dei momenti bellissimi che sicuramente hanno lasciato un segno e che rimarrà per sempre appunto dentro di me. Vi lascio, grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo e buon fine settimana, buon proseguimento di settimana. Ciao book lovers!